siringhe nelle fioriere e dosi di stupefacenti nascoste nel terriccio a Palazzo d'Oro in via 25 Aprile ad Arezzo. Una situazione di degrado, come documentano le stesse immagini che come una cartina tornasole segnalano un disagio sociale diffuso. La fioriera in questione si trova nei pressi di una delle gallerie di Palazzo d'Oro, un luogo scelto probabilmente da alcuni tossicodipendenti per bucarsi proprio sotto gli uffici di numerosi professionisti ed altri esercizi commerciali. La situazione è avanti da diversi mesi, li troviamo anche nei garage, ovviamente li buttano, passano nelle grate. Questo abbiamo trovato una settimana fa più o meno, e tempo fa abbiamo trovato anche un ragazzo che scavava, evidentemente cercando una dose. La mattina verso le 10:30-11 l'abbiamo trovato, ed è stato visto qua dalle vetrate che continuava a scavare, quindi ci domandavamo cosa succedesse. E non andava via, cioè nonostante fossimo qua continuava, era in stato confusionale. Poi gli ho chiesto di cosa sta facendo, si è scusato. È un ragazzo giovane? Molto giovane, sì, 18 anni poco più. Come si vive adesso in questa zona? Sai, io drogato, il tossico pericoloso non è, fa più pena che altro, ecco. Brutto è che si vede ovunque queste siringhe, qui c'è il via vai dei ragazzi che escono dalla scuola. Dispiace per questo, però ecco, pericolosi non sono sicuramente. Ecco, potrebbe esserci anche un giro di spaccio qui in questa zona. Sicuramente. Perché? Il fatto che le nascondono qua potrebbe essere anche per quello.